Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel complesso religioso intitolato a San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi delle critiche a cui continuamente era sottoposto Padre Pio da Pietrelcina. Padre Pellegrino Funicelli scrive che lui era convinto di essere stimato eccessivamente, anzi diceva di essere una terra bruciata dalla fama di santità, ed una pioggia di critiche, o meglio di calunnie, lo rinfrescava. Allora possiamo dire che siamo sul massimo grado dell'umiltà. In questo stadio i santi vogliono che gli altri non soltanto li riconoscano vili, abietti, spregevoli, ma desiderano di ricevere con gioia tutti i disprezzi, tutte le umiliazioni possibili, senza essere mai sazi di obbrobri, anzi, al contrario, li desiderano sempre con insaziabilità. In una parola, essi ricercano di essere trattati secondo il proprio merito. Beh, sono delle parole forti, delle parole grosse. In effetti forse dobbiamo affermare anche questo, che Padre Pio amava essere continuamente criticato e non lodato. Padre Atanasio Lonardo ha raccontato che Padre Pio accettò di buon grado un giudizio estremamente negativo dettato nei suoi confronti da un signore che gli scriveva e, senza darsi l'aria della vittima, ci giocò anche sopra. Infatti lui racconta che sbrigava tutta la posta e ad un certo punto è emerso una lettera. Si trovava anche Padre Ignazio da Ielsi, Padre Vittorio da San Marco in Lamis e Padre Vittorio da Canosa e Padre Basilio da Mirabello Sanitico. Avevano tutta la posta tra le mani, quindi cominciavano a leggere tutte le lettere per dare delle risposte e poi andare da Padre Pio per ottenere chiaramente il responso. Si imbatterono in questa lettera. Più singolare ancora era l'indirizzo, che era scritto a caratteri cubitali, scritto proprio così: a Padre Pio, re dei peccatori. Allora lui la apre, la legge ai confratelli. Quattro facciate scritte con nitida, bella calligrafia, ma piena di insulti, quelli più spregevoli, più offensivi, rivolti a Padre Pio. Spiccavano quello di ipocrita, crapulone, mistificatore, impostore. Allora i frati si consigliarono se fosse il caso di metterlo al corrente, quindi Padre Pio, di questa lettera. Allora insieme stabilirono: facciamogli vedere solo la busta. Appena il padre entra nell'ufficio verso mezzogiorno per benedire quindi la posta in arrivo, in partenza, gli mostro, scrive il confratello padre Atanasio che sta raccontando il fatto, e gli mostro e gli consegno questa lettera dicendogli: Padre Pio, questa mattina c'è per lei una lettera davvero interessante. Ecco la busta con l'intestazione. Padre Pio ad alta voce, sorridendo, la legge, quindi come se subentrasse in lui un sentimento di riflessione, meditazione. Dal sorriso passa poi alla raccolta serietà ed esclama: sì, Padre Pio è proprio il re dei peccatori. Sì, questo sono io, il re dei peccatori. Padre Vittorio, osservando che nell'indirizzo non c'era né cognome, né paese, né provincia, eppure la lettera era ugualmente arrivata, Padre Pio, con quel senso di fine umorismo che non gli veniva mai meno, serio ed arguto, aggiunse: ma di tal re ce n'è uno solo. Mentre padre Roberto Ricci, da Pignona, di Sesta Godano, cappuccino della provincia di Genova, spesso burlone, era predicatore instancabile, veniva qui a San Giovanni Rotondo, percorreva tutta l'Italia in lungo e largo usando un'estrosa intelligenza in una apologetica spicciola a favore della religione. Un giorno volle proprio provocare Padre Pio in modo voluto e disse: è bello stare qui, padre, ad aspettare la gente, bisogna andare nel mondo, bisogna andare a lottare, bisogna predicare, bisogna misurarsi con gli altri, è facile così come fa lei restare qui. Padre Pio, senza dir parola, ha chinato la testa, con un cenno acconsentì, quasi che il rimprovero fosse meritato, e disse: sì, è vero. Padre Roberto rimase edificato da quell'atteggiamento.